Capisco l'esigenza giornalistica, ma le assicuro che non c'è nessuna lettera di Natale. È una lettera che è stata inviata al presidente Conte. Poi, in trasparenza, così come abbiamo fatto anche nei nostri interventi in aula, abbiamo ritenuto di renderla pubblica perché sia chiari quali sono i problemi. Per chi vuole approfondire, è certamente lunga, ma dopo 4 minuti si è esaurita la lettura. Insomma, quindi invito chi ha piacere ad approfondirla. E dove mettiamo in luce problemi che sono più importanti, diciamo, anche della tenuta del governo. Perché decidere il profilo con cui ci presentiamo a far ripartire questo paese è essenziale. E se non lo facciamo durante la più grave crisi economica che il nostro paese abbia mai vissuto nella sua storia repubblicana, saremmo colpevoli di danni molto più gravi che mettere in discussione la stabilità di un governo. E quindi, per quanto ci riguarda, noi andremo fino in fondo in questa necessaria verifica che facciamo anche a nome degli altri partiti, perché neanche gli altri ministri sono a conoscenza di cosa c'era in quel piano del recovery. E lo chiediamo anche per loro che sono, diciamo, un po' timidi. E riteniamo che lo facciamo anche per loro, a dire che non è pensabile che il Presidente del Consiglio assuma in sé anche la carica della delega sui servizi segreti e che voglia accompagnare questo con la costituzione di una fondazione di diritto privato in cui travasare alcune delle competenze dei servizi segreti. Diciamo, facciamo questa parte anche a nome degli altri partiti della coalizione, perché riteniamo che in una situazione di questo tipo nessuno possa fare dei passi avventati rispetto alla tenuta del senso dello Stato, che è il confine su cui noi ci attestiamo.